Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Giuseppe Fontana, allora, cittadino di Cugiano, ex corridore, vincente anche. A volte. No, dai, hai sempre corso comunque a livelli importanti, dai. Sì, sì, è vero. Allora, corsa di casa, non solo una corsa juniors, ma anche legata alla beneficenza che tu segui da tanto tempo. Sì, è iniziata un'avventura nel 2013 con l'associazione Debra, e appunto è l'associazione che rappresenta i bambini farfalla, e da lì si sono susseguite una serie di iniziative, appunto tra le quali anche questa gara, appunto, che è la sesta edizione dedicata ai bambini farfalla. Beh, qui è una zona comunque di corridori, si vive, qui si respira il ciclismo, perché tu, Calcaterra, abbiamo parlato adesso con Piovani. Sì, è una zona dove il ciclismo, diciamo, è di casa, e ci sono stati tanti corridori, alcuni anche forti, sia in passato che anche recentemente, con i corridori che attualmente sono nel gruppo professionistico. Bene, noi adesso allora andiamo a viverci l'arrivo e la conclusione di questa giornata, di questa gara. Sì, e vediamo, è stata una gara molto appassionante, impegnativa per il caldo, per il percorso nervoso, quindi con parecchi saliscendi, e adesso vediamo chi la spunta. C'è in fuga 7 corridori e vedremo. Grazie mille. Grazie a te. E dopo aver sentito anche le interviste con Maurizio Piovani, ex professionista e gregario importante per Giuseppe Saronni negli anni del Tongo e della Malvor, quindi anni importanti per il ciclismo, abbiamo sentito anche le interviste di Giuseppe Fontana, corridore proprio di Cugiano. Siamo tornati con le immagini sulla corsa e sui 7 fuggitivi che stanno mantenendo, anzi stanno aumentando il loro vantaggio nei confronti del gruppo. Ricordiamo, i 7 corridori al comando sono col numero 95 Bono Alex del team Giorgi, team bergamasco dei fratelli Giorgi, poi abbiamo con il 142 Galante del team Ausonia Pescantina, col numero 73 Giacomo Saligari del team Energy, poi con 74 il suo compagno di squadra Ivan Valinotto, sempre team Energy, con il 114 Manuel Oioli della Bustese Olonia, poi con 139 Chesini Cesare del Wausonia Pescantina, e col numero 7 Fede Gabriel del GB Junior Team. Qui vediamo sempre sul traguardo, sulla linea arrivo, Alessandro Barbilla, lo staff organizzatore, e poi abbiamo visto anche il vicepresidente del Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana di Milano, Teresio Mondonico. E qua siamo sempre con i 7 corridori, sempre al passaggio, quello della Villa Clerici. Un passaggio, qua vediamo il gruppo, l'inseguimento nel passaggio, quello del Ciottolato, passaggio comunque molto impegnativo, dove i corridori devono fare attenzione anche alle cadute. Con il Ciottolato sicuramente non è facile, quindi bisogna fare attenzione. Dicevamo, i 7 al comando hanno un vantaggio importante in questo momento, perché sono saliti a 1 minuto e 47 di vantaggio. Vediamo proprio accordo, qui vediamo al comando adesso Valinotto Ivan, vediamo anche Giacomo Saligari che gli dà il cambio. Poi vediamo anche i corridori del team Ausonia Pescantina e i corridori della GB Junior Team. Ritmo veramente molto alto e una media importante, sono
in questo momento oltre i 42 di media su una gara di 126 km, ultimo giro, sentiamo la campana dell'ultimo giro, i 7 al comando hanno oltre un minuto e 40 di vantaggio, vediamo le loro spalle, attacchi, il gruppo si sta spezzando, corridori che cercano di rientrare sui 7 in fuga, però il vantaggio dei 7 fuggitivi è importante, gruppo che sta cercando anche di chiudere sui vari attacchi. E qua vediamo proprio i 7 fuggitivi, vediamo Chesini che controlla le sue spalle, due corridori si sono staccati in questo passaggio nel tratto di Villa Clerici, sono rimasti in 5 corridori al comando, vediamo Chesini, vediamo i due corridori della Team Energy. Poi abbiamo altri corridori come Fede Gabriel e Emanuel Oioli, hanno perso le ruote dei primi Alex Bono e Galante, qui siamo ormai negli ultimi chilometri, i ragazzi si controllano, è una fase molto importante. Ci stiamo portando verso l'ultimo passaggio nel bosco, nel tratto in salita del bosco, quello stretto. Vediamo anche Giacomo Saligari che fa un po' di stiramenti sulla bicicletta e qua eccoci sull'ultimo tratto del bosco, un tratto veramente difficile dove ci sono degli attacchi nelle prime posizioni. E sono i corridori proprio del Team Energy che allungano, vediamo col numero 7 Gabriel Fede in difficoltà, un po' in difficoltà, ma sta cercando di non mollare, di rientrare sui 4 compagni fuga. Qui vediamo in questo momento sono rimasti in 5 sempre al comando, però vediamo veramente dei momenti, delle fasi di controllo da parte dei corridori, hanno un buon vantaggio rispetto al gruppo che ha riassorbito tutti i vari attacchi. Vediamo sulla destra proprio Valinotto, Ivan adesso in ultima posizione, poi abbiamo visto Giacomo Saligari, Chesini, poi Fede, Oioli, i 5 corridori che si giocheranno questa sesta edizione della catenazione del Naviglio Grande Piccolo Fiandre, sesto trofeo Bambini Farfalla, qui siamo con le immagini proprio sul traguardo in attesa dello sprint e del vincitore di questa edizione. Abbiamo visto c'è l'attacco di Ivan Valinotto del Team Energy che sta guadagnando qualche decina di metri, dietro stanno controllando, Giacomo Saligari sta chiudendo e controllando per il compagno di squadra, vediamo i 4 corridori rimasti staccati che stanno controllando per il rientro del gruppo. Qui siamo con Gabriel Fede che è rimasto staccato, leggermente staccato dai primi, vediamo all'inseguimento di Valinotto che ormai ha un vantaggio importante, vediamo Giacomo Saligari e Cesare Chesini della Ausonia Pescantina che sta cercando di chiudere su Giacomo Saligari per il secondo e terzo posto, qui siamo già con le immagini sul traguardo in vista dell'arrivo di Ivan Valinotto del Team Energy, qui siamo proprio con la vittoria di Ivan Valinotto che va a vincere qui a Cugiano il Piccolo Fiandre, bellissima vittoria con un attacco nel finale e alle sue spalle adesso vediamo lo sprint per
il secondo posto con Marco Saligani, ma vediamo che Cesare Chesini lo salta ai 100 metri e va a conquistare questo secondo posto, e Giacomo Saligani in terza posizione. In quarta posizione vediamo Fede Gabriel del GB Junior Team, poi in quinta posizione Manuel Oioli che tiene, riesce a mantenere la quinta posizione, ma il gruppo vince la volata Borello Filippo su Ivan Menshov. E poi ottava posizione per Rossi Nicola, nono Florian Fabio e decimo Biagini Federico. E qui siamo subito con la celebrazione dopo il traguardo dei primi tre classificati. Qua vediamo Giacomo Saligari del Team Energy, poi Cesare Chesini della Ausonia Pescantina, seconda posizione, vincitore di questa edizione Ivan Valinotto, con la regia di Alessandro Brambilla, speaker ufficiale di questa manifestazione, diciamo organizzata dal Insubria Sport e dal GB Junior Team. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. E qui siamo con la premiazione ufficiale, con il podio, con Ivan Valinotto, Chesini Cesare e Giacomo Saligari. I primi tre classificati, ma andiamo a sentire le interviste proprio ai primi tre di questa edizione. Siamo qui con Valinotto, Ivan e Giacomo Saligari, vincitore della gara oggi juniors qui a Cugiono. Intanto partiamo col vincitore, Ivan, complimenti. Com'è stato questo finale, com'è stata la gara? È stata una gara durissima, con 80 km di fuga quasi, quindi molta aria in faccia. E eravamo in superiorità numerica io e Giacomo sul finale, quindi abbiamo provato un arrivo solitario a 2 km e sono arrivato. Giacomo, un percorso anche con quel tratto 18 lato, il tratto stretto, un po' da classica, proprio piccolo Fiandre questo è chiamato, quindi vi piace questo percorso? Ma diciamo che è stato comunque un percorso che, anche a non sembrare dall'altimetria, è risultato molto duro, proprio per questo tratto in pavé, per un altro tratto di strada stretta. E come già detto da lui, dopo poco più di 40 km è uscito un gruppetto, siamo rimasti dentro fortunatamente in due, poi sul finale un po' per uno ce la siamo giocata e finalmente devo dire è arrivata questa vittoria. Quanto ha giocato il caldo oggi anche oltre il percorso? Ma devo dire molto, perché sul finale eravamo rimasti in 5 e due di questi 5 sono arrivati con i crampi all'arrivo, quindi devo dire che il primo caldo si è fatto sentire. Una vittoria dedicata a qualcheduno? Sì, in particolare ai miei genitori e direttore sportivo e presidente, che non ci hanno fatto mancare l'acqua quest'oggi, visti i gradi e la temperatura. Complimenti. Grazie. Grazie, grazie. Cesare Chesini, secondo classificato oggi, che gara è stata? Poi cosa è mancato proprio per vincere, se il gioco di squadra loro ha favorito veramente tanto? È stata una gara molto dura, tanti chilometri in fuga, forse non adatta alle mie caratteristiche, però sì, mi sono trovato in una situazione un po' difficile contro due avversari molto forti che attaccavano entrambi e non è stato facile tenerli, uno ha avuto la meglio. Sì, un percorso non adatto a te, però la condizione di forma, il caldo, ti è piaciuto? La condizione è sicuramente buona, però aspetto gare un po' più dure e avanti. Va bene, salita a te? Sì. Complimenti tanto. Grazie mille. We'll be right back.
sempre con le immagini delle premiazioni di questa edizione del sesto trofeo Bambini Farfalla a Catenazione del Grande Naviglio, denominato Piccolo Fiandre, qui a Cugiolo. Andiamo a sentire anche le interviste ai sindaci delle tre località protagoniste di questa manifestazione e lo staff e il presidente dell'organizzazione e vari ospiti e organizzatori. Siamo a Cugiolo, conclusione di questa giornata di una bellissima gara juniores col sindaco di Cugiolo, una manifestazione comunque che porta sempre i giovani, porta il ciclismo sul territorio. Sì, è una manifestazione che dopo un periodo di chiusura quasi totale ci riapriamo di nuovo. È con una gara sportiva, una gara ciclistica che prevede impegno, prevede sacrificio ed è stato un bel pomeriggio di sport che oltretutto ha coinvolto tutto il territorio, non solo Cugiolo ma anche Robecchetto, Castano, Turbigo, percorrendo anche dei luoghi molto significativi, molto belli del nostro territorio. Naviglio Grande, poi gli organizzatori che ringrazio, in Subria che ringrazio, che l'ha chiamato Piccolo Fiandre con l'acciottolato di Castelletto, la salita della Traversa Niente che poi vi racconterà il sindaco di Robecchetto. Quindi davvero un bel pomeriggio di sport, una bella giornata di giugno. Grazie a tutti gli organizzatori e grazie ai ragazzi che hanno reso possibile tutto questo. E io passo allora al sindaco di Robecchetto. Buongiorno, io posso dire, posso solo legarmi alle parole che ha detto il mio collega. Un avvenimento importante, soprattutto quest'anno, perché è la ripartenza dopo un anno di fermata, un anno di sosta in tutte le attività. Per cui ripartire con lo sport, con sacrificio, è una cosa veramente importante, perché il lavoro che penso che tutti noi sindaci dovremo affrontare quest'anno sarà quello di far tornare la socializzazione all'interno dei nostri comuni, far capire alle persone come si fa ancora a stare assieme, soprattutto rispetto ai ragazzi che sono stati quelli più colpiti. Una gara molto bella, una gara che, come ha ricordato anche il mio collega di Cugiolo, ha percorso delle strade storiche. La Traversa Niente è una strada storica del nostro comune, è una strada che, prolungandola lì, arriva da Buscate e oltre, e che probabilmente collegava anche una volta poi col Piemonte con un vecchio ponte che si trovava sul Ticino. Per cui quello che posso dire è un grosso ringraziamento a tutti gli organizzatori, a Insubria, ai Calcaterra di Cosmel, perché secondo me hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Grazie. Grazie anche a lei. E poi passiamo qui con... Sono un consigliere di Castano Primo, rappresento il mio sindaco che purtroppo non è potuto venire. Siamo molto contenti di questa collaborazione che ha portato questo primo evento sul territorio con la collaborazione di tutti i comuni e siamo felici che lo sport sia l'inizio di una ripresa di manifestazioni che ci collegano tutti. Quindi ringraziamo tutti, ringraziamo i ragazzi, ringraziamo i sindaci e grazie soprattutto a voi e a tutti gli organizzatori. Siamo qui con la signora Luisa Vignati, allora, esperta di storia del territorio, come? No, come amante di storia del territorio e amante del territorio. E voglio ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione perché hanno scelto di ricordare soprattutto uno dei momenti fondamentali, direi, della storia d'Italia che si è svolta sul nostro territorio. A tratti la gara si è svolta sul tracciato che hanno percorso le armate francesi dell'imperatore Napoleone III e ci sono stati anche degli scontri tra esercito francese e austriaco dal 2 giugno in poi fino ad arrivare al 4 giugno alla famosa battaglia di Magenta del 1859. Quindi insieme ad altri monumenti del territorio si è ricordato soprattutto questo momento. Chiamato Catenazione del Naviglio, giusto? Catenazione, dove abitavano i miei nonni, quindi lo conosco benissimo. Catenazione è questa costruzione del XVIII secolo, fatta costruire da un nobile, Marchese Clerici, c'è un palazzo bellissimo a Milano del Marchese Clerici, perché lui era proprietario di un reggimento austriaco e alloggiava una parte delle sue truppe proprio in questa costruzione.
Bene, noi la ringraziamo, grazie mille. Grazie, buona serata a tutti. Bene, siamo qui con Leonardo Calcaterra e Giuseppe Calcaterra, ex corridore presidente intanto dell'associazione di Subria, giusto? Sì, esatto, è presidente dell'associazione. Approfitto per ringraziare tutti i ragazzi dell'Insubria che si sono impegnati e non poco per lo svolgimento, GP Bortolami che con noi ha organizzato. Sembra che l'amministrazione sia andata più che bene, l'organizzazione è stata perfetta e niente, diciamo che più che ringraziare io non posso fare, c'è stata una buona partecipazione anche visto il momento non dei migliori, però cerchiamo di riaprire nuovi eventi e nuovi impegni che andremo a fare nel prossimo futuro. Qui sei di casa, Cugiolo è il tuo paese, giusto? Quindi terra di Calcaterra? Sì, diciamo siamo partiti da qui e poi fa piacere insomma vedere una corsa organizzata così bene con tanti partecipanti, speriamo di vedere qualcuno che riesca. Comunque è un territorio dove il ciclismo lo si vive in modo forte. Sì, ben radicato la nostra famiglia, poi con Giuseppe che ha fatto diciamo da capostipite, che è passato poi professionista e ha avuto una buona carriera. Eravamo tutti ex ciclisti, siamo partiti tutti per merito del suo papà che era un appassionato e quindi l'abbiamo un po' nel sangue, insomma. Poi ci sono un sacco di ragazzi appassionati qui a Cugiolo, che è un bel gruppo del nostro gruppo in Subria e niente, ci diamo da fare, non ci facciamo mancare nulla perché siamo ben impegnati anche nel lavoro, ma anche sabato e la domenica se c'è da fare più che volentieri. Grazie a Leonardo e grazie Giuseppe Calcaterra. Grazie a voi e grazie ancora a tutti per la bella manifestazione. Giuseppe, noi ci vediamo in trattoria. Speriamo. Bene, siamo qui con l'organizzatore della gara di oggi, Cugiolo Juniors, Gianluca Bortolami, intanto un grande campione. Gianluca, la giornata ti abbiamo visto proprio compreso, concentrato, è comunque impegnativo organizzare, però tu sei sempre impegnato e ci tieni. Ma innanzitutto è stato un bel evento, impegnativo nella fase organizzativa. Devo ringraziare loro che hanno messo a disposizione tutto questo, sono stati di grande aiuto e supporto per la realizzazione di questa manifestazione, ci sono riusciti nel migliore modo, loro ci hanno dato quella marcia in più, quella spinta in più. Devo dire grazie a loro se tutto questo è stato reso possibile. Hanno organizzato anche un posto di accoglienza oltre che di premiazione, secondo me stupendo, che fa invidia a determinate corse importanti. Devo ringraziare tutti i collaboratori, gli sponsor che ci hanno supportato e ci hanno dato la possibilità di svolgere questa manifestazione. Allora, Gianluca, tu hai anche il negozio, la squadra, sei proprio preso con le gare ancora, veramente sei nell'ambiente. Beh, quello che hai detto tu è vero, la passione mi fa fare questo e a volte va oltre la stanchezza e le difficoltà e a volte mi faccio delle domande, come mai? Però andiamo avanti e facciamolo per i ragazzi, ho anche un figlio che corre, quindi lui è mio figlio sanguigno, gli altri sono dei figli adottivi, quindi nel senso della parola, no? E quindi andiamo avanti a dare un futuro a questi ragazzi e dare la possibilità a qualcuno di emergere nel professionismo nel futuro. Complimenti Gianluca. Grazie a voi, gentilissimi. Gabriele Calcaterra, no, Gabriele Presi, abbiamo sentito le parole anche di Gianluca Bortolami, una grande organizzazione, te, tuo fratello, tutti lo staff. Sì, assolutamente, una grande organizzazione, un grande impegno che è partito tanti mesi fa e quando ancora non si sapeva se effettivamente la gara si sarebbe potuta fare per tutte le problematiche che ci sono. E abbiamo voluto scommettere comunque su questa gara, l'abbiamo fatto e ci siamo concentrati sulla realizzazione. È stata molto impegnativa, ringrazio veramente tutte le ragazze dello staff, la Barbara, tutte quelle che hanno collaborato perché senza di loro veramente non sarebbe riusciti. Gianluca ha ringraziato molto il nostro team, noi dobbiamo ringraziare molto loro perché è stata una sinergia che ha portato a questo risultato e loro hanno seguito benissimo tutti quelli che sono i rapporti con la federazione, quindi conoscendo l'ambiente, navigando in quell'ambiente lì, sono stati determinati perché erano i collegamenti che a noi poi mancavano. Noi abbiamo fatto più la parte tra virgolette di manovalanza e di organizzazione di fondo
tenete conto che per dire l'autorizzazione della provincia o città metropolitana che sia è arrivata 3 giorni prima, quindi tutti eravamo lì fermi e veramente diventa difficile poi riuscire a organizzare le gare per tempo e ad avere una pianificazione di questa cosa qua. Ringrazio Luisa Vignati e anche tutti i sindaci del territorio, perché è stata veramente non una corsa di Cugiolo ma una corsa del territorio, e si vuole riproporlo sia dal punto di vista storico che dal punto di vista paesaggistico e culturale, perché è un territorio che ha dato molto a questo territorio, a questa zona. E qui è nato il ciclismo. Gianluca dice sono grandi fatiche, però io ricordo le fatiche che hanno fatto mio zio, papà del Calcaterra, e tutti quelli che ci portavano a correre quando eravamo ragazzini, primavera, allievi, e le persone che in realtà sono sempre state nell'ombra ma sono state determinanti per la riuscita e far venire fuori campione da Cugiolo. Grazie Gabriele, complimenti. Grazie mille a voi per il supporto. Ciao Bike Show. Amici. Bene ragazzi, si è conclusa la gara junior, è stata una giornata dura, calda, faticosa, e adesso io mi riposo un attimino qua, ormai è finita la gara e poi ragazzi c'è l'aperitivo, noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre mercoledì, sempre con Bike Show, mi raccomando seguiteci, ciao a tutti, ciao 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 ciao. Show TV.